La vignetta di ogni giorno del Buon Pasqualone prende in giro il sindaco di Chieti, il presidente della provincia di Chieti, li vedete Francesco Ricci, Tommaso Coletti, c'è Ricci che dice a Coletti a proposito della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province e nelle città capoluogo in Italia. C'è Ricci che dice a Coletti: Tommaso, non te la prende, resteremo sempre due politici di peso, con riferimento ovviamente alla stazza corporea dei due, con Il Sole riferimento 24 Ore, in un recente ovviamente alla classifica. sondaggio in fatto di amministrazioni pubbliche e gradimento, piazza la provincia di Chieti all'ultimo posto in Italia. Ma effettivamente il sondaggio fatto da Sole 24 Ore non conosco come l'abbia fatto, con quali domande si siano rivolte agli elettori. Penso alla città di Chieti, con una giunta di centrosinistra del PD, un sindaco del PD, un presidente del consiglio comunale del PD, una giunta provinciale con esponenti del PD di Chieti, consiglio provinciale esponenti del PD di Chieti, un parlamentare, un senatore di Chieti, e lì il Partito Democratico ha preso il 12%, cioè mi sembra che abbia preso meno voti della sua stessa classe dirigente. Il 43% degli intervistati hanno risposto positivamente, potrei leggerlo in questa maniera, che tenuto conto che i votanti sono stati 51% per le regionali, il 43% del 51% che va a votare è un bel risultato. Tenuto conto che i votanti sono stati 51% per le regionali, il 43% del 51% che va a votare è un bel risultato. Si ricorda la data della rivoluzione francese? Sì, ma non era nato. 1800? 1800 no. Vabbè, sì, ma non era nato, che domanda 1800 è? E passa. I primi? Vagiti. La decade dell'Ottocento? No. Tenuto conto che i votanti sono stati 51% per le regionali, il 43% del 51% che va a votare è un bel risultato. 1810 dice? Sì, intorno al 1810. No. Perché prima? Sì. 700? Bravo. E quanto? 1700. In che decade? Allora la seconda decade. No, non va per decadi niente. Lo sbarco in Normandia, la data dello sbarco in Normandia. Lo sbarco in Normandia nel? Diciamo nel 42? No. 42, 41, 42. Ma no, sì. Non era lì. Beh sì, intorno agli anni 40, io non ero nato, per quello non me lo ricordo. Ma a parte la battuta che ho fatto, tutti gli amministratori della regione Abruzzo risentono di questo dato, di questo clima politico che c'è in Abruzzo, di sfiducia nei confronti delle istituzioni, e quindi ciò che è successo. Rivoluzione russa. Ma perché mi fa le sole domande di storia? Piccolo quiz, rivoluzione russa. No, non me la ricordo. Si arrende. Invece il resto. Perché, cioè, voglio dire, la storia non è che la frequento tutti i giorni, oppure la devo studiare tutti i giorni. Invece sì, certo. Facciamo la domanda sui Nice. Sì, esatto. Sei però te la sa. 48. Bravo! Sei però te lo sa! Fenomeno! In matematica è ferratissimo. Anche in fisica. Tenuto conto che i votanti sono stati 51% per le regionali, il 43% del 51% che va a votare è un bel risultato. La Gioconda, dai. La Gioconda, dico, che la dipende. Io lo so chi ascolta. Ce lo dica.